GF VIP 7, Antonino Spinalbese ha aperto un'agenzia di talenti. Terminata l'esperienza al Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese avrebbe deciso di cambiare lavoro. Secondo un'indiscrezione del portale The People, l'ex di Belén Rodriguez avrebbe aperto un'agenzia di talenti il cui nome sarebbe Stan Management. Tra i primi clienti del 28enne ligure ci sarebbero Luca Salatino e la fidanzata Soraya Ceruti. A quanto pare Spinalbese avrebbe deciso di sfruttare la popolarità acquisita all'interno della casa di Cinecittà per dare il via a questo nuovo progetto professionale. Dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese sui social non si è sbottonato sui suoi impegni di lavoro. Al contrario, con i follower ha condiviso diversi scatti insieme alla figlia nata dalla relazione con Belén. Adesso sembra che Antonino abbia fondato un'agenzia di talenti attraverso la quale avrebbe iniziato ad assistersi da solo. Tra i suoi primi clienti ci sarebbero Luca Salatino e la compagna Soraya Ceruti. L'obiettivo dell'imprenditore pare sia quello di cercare di convincere i suoi ex compagni d'avventure al GF VIP 7 a diventare degli assistiti della sua nuova agenzia. Tuttavia, pare che già diversi ex vipponi abbiano rifiutato la proposta. Antonino Spinalbese, quando faceva coppia con Belén Rodriguez, aveva deciso di essere assistito dall'agenzia fondata dalla showgirl argentina. Prima di conoscere la madre di sua figlia, l'ex concorrente del GF VIP 7 lavorava come hairstylist in un famoso salone nel centro di Milano. Terminata la relazione con Belén, Spinalbese nella clip di presentazione al reality show di Canale 5 aveva affermato di essere un imprenditore. Dal punto di vista sentimentale, Antonino Spinalbese sembra non avere ancora trovato la donna ideale. Nella casa del Grande Fratello VIP 7 aveva instaurato un bel feeling con Ginevra Lamborghini. Ma successivamente pare che la conoscenza non sia proseguita nel migliore dei modi. Durante la Fashion Week di Parigi Antonino si sarebbe incontrato con l'ex Miss Italia Carolina Stramare. Da quel momento i due avrebbero iniziato ad interagire sui social, ai fan più attenti non è passata inosservata una playlist condivisa da Spinalbese in cui erano presenti le stesse canzoni dell'account di Carolina.